Andiamo subito a salutare il prossimo dei nostri ospiti. Si tratta dell'onorevole Alessio Bonciani dell'UDC. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Dunque, gli ultimi giorni sono stati dei giorni concitati. Io anticipatamente vorrei ringraziarla per la disponibilità, per essere su queste frequenze proprio questa sera, visto che è stato messo un po' lei, come alcuni suoi colleghi, anche al centro di quello che è accaduto nella giornata di oggi. Il governo è andato sotto quota 315 ed era già andato sotto 4 giorni fa con questo passaggio all'UDC, inizialmente suo e della sua collega Di Ippolito e poi anche dell'onorevole Carlucci. Insomma, oggi è una giornata che ha registrato diciamo di fatto le dimissioni del Premier, che arriveranno subito dopo l'approvazione della legge sulla stabilità. Un segnale ai mercati? Vediamo, per il momento non mi sembra che la reazione dei mercati sia una reazione positiva. Purtroppo oggi lo spread supera quota 500, da domani inizia nel nostro paese il monitoraggio dell'Unione Europea. Sì. Quindi c'è uno studio dell'Istat, fra l'altro pubblicato oggi, che rileva che per il 44% delle famiglie italiane la situazione generale, quindi prevalentemente quella economica, è peggiorata. Quindi non mi sembra un quadro che porta alla possibilità, secondo almeno il mio punto di vista, di affrontare una campagna elettorale che si preannuncia durissima e probabilmente anche delle elezioni. Io spero fino all'ultimo momento che la saggezza del Presidente della Repubblica porti a far ragionare tutte le parti in campo, tutte, ripeto, non soltanto il Presidente del Consiglio, e a pensare che in questo momento le elezioni per il Paese sono forse la cosa più pericolosa. Lei pensa che l'UDC approverà la manovra che Berlusconi si appresta a presentare a Senato e Camera? Ma guardi, questo è veramente impossibile dirlo prima di averla letta. Intanto bisogna vedere comunque come verrà presentata, perché nei giorni scorsi si parlava di porre la questione di fiducia, sì, sulla manovra, sì. E in questo caso ovviamente non si può chiedere il voto alle opposizioni quando queste si trasformerebbero in una fiducia al governo, sì. Dopodiché, ripeto, nel merito è impossibile dire se verrebbe approvata o meno prima di averla letta. Ancora non l'abbiamo vista, ci limitiamo a qualche indiscrezione, quindi insomma vediamola e poi ovviamente in fretta si deciderà. Senta, Casini ha escluso ogni possibilità di accordo senza il centrodestra, nella sostanza chiede una soluzione complessiva, unitaria di tutte le forze politiche. Confermate questa posizione? Ma da parte mia sicuramente, e d'altra parte insomma mi sembrerebbe diversamente veramente un ribaltone, e assolutamente non è quello che si cerca. È diversa la situazione di un governo di tutti, di un governo di salvezza nazionale, del quale in questo momento c'è bisogno e che fra l'altro abbiamo già visto funzionare in altre esperienze europee, penso in particolar modo alla Germania, che grazie alla famosa Gross Coalition ha fatto le più importanti riforme, che sono quelle che forse adesso la mettono più a riparo dalla crisi economica. Quindi insomma la trovo un'esperienza apprezzata in Europa, perché ripeto è già stata collaudata sul più grande paese europeo, e comunque un'esperienza che potrebbe essere utile al nostro paese in questo momento. Ecco, onorevole, lei qualche giorno fa immaginava che proprio su quest'atto si sarebbe potuti arrivare di fatto ad una svolta positiva o negativa, poi come a seconda insomma di come venga giudicata, comunque una svolta? Guardi, quello che abbiamo immaginato in questi giorni è veramente di tutto, perché la situazione è stata una situazione difficile, complessa, anche sul piano personale, come capirete. Quello di cui siamo convinti è di aver fatto un gesto di responsabilità, non nei confronti di una parte politica, ma nei confronti del Paese. Dopodiché, se mi chiede quanto indietro si va per immaginare questa situazione, beh, le avvisaglie c'erano già. Tanto per essere chiari, io non credo che oggi la cifra di 308 sia stata una cifra politicamente decisiva. Lo è stata probabilmente per quelli che sono i passaggi formali, le tecniche parlamentari. Però faccio io una domanda idealmente a voi. Se oggi i voti fossero stati 314 o 315, e tecnicamente ci fosse stata la maggioranza nella Camera, questo avrebbe forse voluto dire avere una forza politica sufficiente per fare le manovre che ci sono da fare? Io penso di no. Ecco perché anche nei giorni passati dei dubbi comunque c'erano, insomma. Beh, oltre insomma alla presa di posizione sua e dei due colleghi, c'è stata anche nei giorni precedenti la lettera dei dissidenti, arrivavano rumors di malpancismo generale, insomma, tanto che addirittura si parlava Non solo rumors, dottoressa, mi scusi se la interrompo, non solo rumors, ci sono tanti miei colleghi che sono rimasti nel PDL, che comunque hanno dichiarato che
per lealtà, perché si ritiene in questo momento questa una cosa leale, non avrebbero votato contro, ma che comunque più volte hanno invitato il Presidente del Consiglio a fare un passo indietro. Quindi voglio dire, anche quei voti, anche tra quei 308 voti ci sono persone che non condividono questa linea. Io credo che forse è davvero il momento di chiedersi se ci può essere un'altra alternativa alle elezioni. Senta, una domanda personale. Sì. Se Berlusconi si fosse dimesso 15 giorni fa, lei sarebbe restato nel centrodestra? Ci vorrebbe la sfera di cristallo per rispondere. Guardi, io idealmente penso di essere ancora nel centrodestra. Io ho aderito a un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo e che attraverso il presidente Casini ha annunciato l'intenzione, la volontà di costruire un nuovo centro moderato, che poi in realtà è il progetto originario da cui è nato il PDL. Quindi io non mi sento di essermi allontanato dal centrodestra. Ho lasciato un partito, il PDL, e ho aderito a un altro. Un'ultima domanda ed è questa: siete per una soluzione politica al governo, il prossimo governo evidentemente, o una soluzione tecnica? La soluzione è comunque politica, un governo di tutti, un governo di unità nazionale è una soluzione politica ed è una decisione politica che si prende a monte. La guida di questo governo dovrà essere la miglior guida per realizzare questo progetto, ma il progetto è un progetto politico, non è un progetto tecnico. Ecco, onorevole, un'ultima domanda, io approfitto della sua disponibilità, perché nei giorni scorsi, almeno l'altro ieri, Storace, anche abbastanza poco elegantemente, aveva parlato di Volta Gabbana meritevoli di essere fucilati alla schiena, queste sono sue parole, vuole commentare? Guardi, la fucilazione alla schiena non la commento, si commenta da sola. La questione dei traditori o dei Volta Gabbana è una cosa che mi ferisce profondamente. Io capisco che ci possa essere una polemica anche forte, anche violenta da parte degli elettori che ci hanno dato un mandato per stare nel PDL e che oggi ci vedono andare via. Ricordo però che la legge vigente in questo paese vieta il mandato imperativo, quindi non è una questione morale, c'è un divieto espresso della Costituzione. Le uniche regole del gioco sono quelle. Dopodiché è evidente che ormai da più di un anno in Parlamento c'è un passaggio di deputati da una parte all'altra e su questi si reggono le sorti del paese. Io sono forse uno degli ultimi che si è adeguato a queste regole, ma non le ho fatte io, insomma. Bene, onorevole, noi la ringraziamo molto della partecipazione e della disponibilità, le auguriamo un buon lavoro. Grazie, buonasera, arrivederci. Grazie all'onorevole Alessio Bonciani dell'UDC. Noi ci fermiamo qualche istante per la pausa.